Buongiorno ragazzi, siamo a Nuova Visita e adesso vi faccio vedere dove siamo, un luogo abbastanza pieno di sentimento. Adesso vi faccio vedere dove siamo. Mauthausen, il campo di concentramento. Adesso andiamo a vedere tutti insieme e ci vediamo dentro. I'm a nice guy, liquor in my cup, I gotta really toughen up, yeah, nurse strap. Questo è il campo dei malati, ossia è il campo dove venivano messi tutte quelle persone che erano praticamente malate e lasciati morire di fame, senza cibo, senza acqua, ormai in fase terminale. Questo monumento è ai deportati solamente olandesi. Ci sono veramente tantissimi nomi e tanti in ordine alfabetico. Veramente tanti, tanti, tanti. Qui è la cava di granito dove i tedeschi avevano costruito e in fondo c'è la scala della morte dove i deportati venivano schiavizzati e costretti a lavorare in questa miniera. La statua col saluto nazista. Qui ci sono tutti i monumenti dei vari stati, delle persone che sono state deportate e uccise qui a Mauthausen. Questo è il monumento degli italiani caduti qua a Mauthausen con tutte le lapidi. Questo è il muro dove i prigionieri venivano fucilati. Questa è l'entrata dove i prigionieri, i deportati, venivano introdotti al campo di concentramento. Adesso andiamo a vedere la cantina dove venivano spogliati e venivano tagliati i capelli a zero per poi passare alla doccia. Questo è il muro del pianto dove i deportati venivano messi in fila indiana, in fila. E in estate, in inverno, prima di essere destinati alle loro camere. Queste sono le lapidi di tutti i caduti qui a Mauthausen. Tutte le nazionalità. Non lo vediamo oggi, no, domani. Gli alloggi dei prigionieri. Un altro alloggio dei prigionieri.
In questo prato c'erano altre baracche di legno dei deportati e ci stavano circa 2000 persone in queste baracche. Nei vari letti ci stavano anche una, due, tre persone per letto. Questa è il filo spinato che era elettrificato a 380 volt. Invece lì dove c'è la croce, lì c'era il deposito delle ceneri. In questo campo vi erano delle tende dove i deportati venivano sistemati in modo momentaneo. Nelle tende ci stavano anche 800-1000 persone per tenda. Questi erano i lavatoi nel campo di Mauthausen. Qui invece ci sono le latrine, che non sono altro che dove i deportati venivano a fare i loro bisogni. Altro dormitorio. Invece qua era, diciamo, la zona dove si potevano svagare. Queste sono le cucine dove i deportati mangiavano. I pranzi erano di circa 1500 calorie e quindi capite bene che la lotta per prendere del cibo in più era molto alta. Questa è dove veniva celebrata la messa. Anche i deportati potevano sentire la messa. Questo è blocco 11, dove venivano sistemati i prigionieri ebrei. Questo campo, in commemorazione dei defunti, venne fatto costruire dall'SS quando i forni crematori non riuscivano più a stare dietro a tutti i morti che ci sono stati qua al campo di Mauthausen. Sono stati messi tutti in questo campo, quasi 80.000 persone. Questo blocco sono le prigioni.
dove venivano incarcerate i prigionieri politici, soprattutto russi. Sempre le prigioni. Questa è la cella dei deportati politici. Questa è la stanza degli orrori, dove venivano cremati i cadaveri dei deportati. Tutte le lapidi in memoria di loro. E questi sono i famosi forni crematori. Qui entravano i cadaveri. E qua usciva cenere. Altre lapidi in memoria. Queste tavole illuminate, ce ne sono 7. Ci sono tutti i nomi delle persone morte qui a Mauthausen. Queste sono camere a gas. Allora, ragazzi, se il video vi è piaciuto, fate like, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo giro e al prossimo viaggio. Ciao ciao!